Allora, sono contentissima. Si è conclusa la mia sessione esami invernale e devo dire alla grande, veramente alla grande, quindi sono super soddisfatta. E allora, sto sistemando un po' di cose e mi andava di girare un video, in particolare il video sugli astucci, ma non su un astuccio, su uno, due e tre astucci. Ebbene sì, alla fine, durante questa sessione di esami, mi sono ritrovata ad avere una marea di cose per casa che ho racimolato in tre astucci perché non bastava e anche perché ogni giorno cambia un astuccio, quindi è una cosa un po' particolare, ragazze, non fateci caso. Quindi mentre mi sorseggio la mia tisana al carcadè, buonissima, si è rossa come sangue, ottima, voglio mostrarvi subito il contenuto degli astucci, ma parto da questo qui, che è l'astuccio che vi ho sempre fatto vedere nei vari decluttering. Allora, partiamo subito. Astuccio AliExpress. Confusione. Ah, c'è anche una pinzetta, ragazzi. C'è anche la pinzetta. Allora, partiamo subito. Oddio. Vorrei cercare di ridurre il contenuto dei tre astucci in un unico astuccio, massimo due, perché ecco, finita la sessione, ricomincio a studiare la prossima, così mi anticipo qualcosa. E nulla, si parte. Allora, questa qua. Questa è una penna. Sì, c'è un po' di cera, ragazze. Mi sono fatta il baffetto e la cera sulle mani. Ma dettagli. Penna IKEA. Devo dire che è una penna abbastanza buona. Ha un tratto molto grosso, veramente grosso, quindi tendenzialmente la voglio finire e quindi la finirò sull'agenda e sperando che l'inchiostro si consumi più presto perché la sopporto. Ma io odio buttare le cose quando sono ancora abbastanza buone, quindi questa la continuo a tenere. Poi questa bombola in tacco, intanto, vabbè, cose normali. Queste quattro penne mi sono resa conto che alla fine non mi sono servite a un emerito piffero, quindi le tengo a casa e le mettiamo di qua, quindi qua tengo, qua casa e qua mettiamo quello che si butta. Questo è era un liquotape che sto utilizzando perché anche sulla sezione washi, deco e tutto il resto sto facendo decluttering, quindi ne metto uno nell'astuccio, tendenzialmente cerco di farne usi svariati con un unico videotape, quindi al momento sì, sto utilizzando questo qua e devo dire che non è male. Non ricordo dove l'ho preso, ragazze, sinceramente. Vabbè, quindi continuerò a tenerlo. Questi sono gli adesivi che ho preso da AliExpress, da un pacco che era gigante, e continuo a tenerli perché li usano le aziende, quindi li tengo ancora. Idem per questi qua, che sinceramente li pensavo un pochino non buoni, invece alla fine sono abbastanza buoni. Li utilizzo per selezionare nel libro alcune note particolari oppure proprio come segnalibro, appunto. Poi magari se vi siete interessate, poi licenzo, vi faccio un video sul mio metodo di studio che finalmente ho trovato. Ebbene sì, sono arrivata alla conclusione del mio metodo di studio, quindi era un continuo domandare: ah, ma tu come studi? Ah, ma come studi questo? Ah, alla fine sono arrivata a capire il mio metodo di studio, quindi questi qua sono fondamentali. Il cane ha aperto la porta. Yeah! Allora, poi, questo è un righello che ho ricevuto in un rack quando all'epoca si facevano incontri. E è un po' piegato perché ormai ha fatto la guerra, secondo me. E continuerò a tenerlo ancora fino a che non si rovina perché è molto sottile, vedete? Ed è abbastanza carino anche, quindi tengo ancora. Poi, questa è una gomma, sempre io sto detestando questa cosa, com'è possibile? Questa è una gomma che ho sempre in un rack ricevuto e devo dire che in sé per sé è un po' ingombrante, però non si sporca, quindi mi fa piacere di ciò e continuo a consumarla fino a che appunto non si consuma, consumarla fino a che non si consuma, bravo Daniela. Poi, le corvina, io adoravo queste penne da piccolina, le ho ritrovate sopra al risparmio casa e ne ho comprati pacchi, ragazze, ma davvero pacchi, e mi pento perché non mi piacciono più tanto, però almeno li
le sto ancora utilizzando. Ah, ma questa è finita! È finita, ragazze. Quindi questa va nei buttati. Cioè, confermate anche voi che è finita, ragazze. Cioè, non c'è inchiostro, non c'è niente. Nei buttati. E questo? Non ditemi che. No, questa c'è ancora, vedete. La utilizzo giusto per consumarla, appunto. Sola e unica si è rimasta. E è un tratto che da bimba sì, mi piaceva particolarmente, ma proprio l'impugnatura in sé per sé, la pinna come l'ha fatta, anche se da piccola questo coso non c'era. Però veramente ottime come pinne. No, questa la devo buttare, figurate, la sorpresa. Poi, altra pinna da buttare è questa qui della prima The Oil Gel, si chiama 0,5 mm. E sì, mi sono resa conto che forse sto preferendo i formati di penna di punta da 0,5 a scendere. Devo dire che più fino è la penna, più mi trovo meglio a scrivere, più il foglio non sembra pastrocchiato e quant'altro. Questo qua è un set che comprai, ormai il tappo è andato, da un cinese e quindi le trovate facilmente. Questa anche è finita, mi sa. Sì, finiti. E la utilizzavo tendenzialmente per scrivere gli schemi, ma anche sull'agenda. Sì, sull'agenda non ho ancora una penna fissa. Non ho ancora trovato la mia penna preferita, però alla fine magari vi dirò tra quelle che qual è la mia preferita al momento. Non la preferita a vita, perché no, non c'era la preferita a vita. Poi, questo è un pigment liner brush, ossia appunto un pennello per lettering. L'ho preso da AliExpress. Brush, vedete? Ok, e devo dire che fa schifo. Non c'è niente da dire. Il prezzo mi pare che era tipo 70 centesimi, non so, una cosa del genere. Però la penna si è proprio, cioè, l'ho utilizzata, la mettevo correttamente nel tappo, quindi nulla, ma è sfibrata avanti, quindi non viene un bel tratto assolutamente. E la uso per cazzeggiare ogni tanto così sui fogli per fare qualche esercizio o qualcosa, ma non di che. Però continuo a tenerla fino a che appunto il concetto è questo: consumare le cose che ho. Poi questo è un questo ma che è uscito questo è un una scolorina in bianchetto, ormai non ricordo manco più la marca, ragazze, però c'era da un sacco di tempo e continuo ad avercela, a parte che mi dà una noia bestiale questa cosa così. Ok, va bene, continuo ad averla ancora. Poi ho una Bic senza tappo, questa secondo me l'ho presa da qualche parte, non mi ricordo manco più dove. Tengo a casa. Ok. Ah, questa è un'altra che tengo a casa. E queste sono di un pacco da cinese, ragazzi, quindi le trovate facilmente. Ah, questa qui. Secondo me questo video verrà lunghissimo, ragazze, quindi perdonatemi. Questa sempre AliExpress ed è finita. È una penna che diciamo che è instagrammabile, come si suol dire, molto carina. Però il tratto è veramente fine, cioè parliamo proprio di forse anche più fine di questa. Sì, probabilmente sì. E non l'avrei comprata per il semplice fatto che mi è durata pochissimo. Vi sto parlando letteralmente di una quindicina di giorni di agenda, quindi una cosa no, non fattibile. Io l'ho chiamata la pinna Mikado, infatti la maggior parte delle volte la utilizzavo per fare le foto, ma non la uso più, quindi la butto. Anche perché, ragazze, troppe cose, quindi no. Poi, ah, questa è la matita da Hogwarts, ovvero non ricordo, non mi ricordo il negozio, comunque su Instagram l'ho taggato qualche volta perché mi trovo ad andare in questo posto che vende appunto tutte cose per appassionati di Harry Potter e ho preso questa qua. E la tengo qui, o la metto a casa. Casa, vai. Poi, questi sono altri washi e freccette post-it che utilizzo quotidianamente, si può dire, per lo studio. Quindi continuo a tenerli, ragazze. Poi, ok, questo. Non li trovo gli altri, ma va bene così. Ok, eccola qua. Questo sostituiva la mia Apple Pencil, che è questa qua, alla quale finalmente ho trovato la custodia, quindi si è macchiata. E vabbè, comunque, quindi non la terrò più nell'astuccio che si rovina, ma la metterò nella custodia. Ebbene sì, per il prezzo che ha sta cosa, cioè non è che ci vuole la custodia, ci vuole una cosa proprio a parte, quindi va bene così. E questa qua vi dovrò chiedonarla al moroso, alla mamma, ma vediamo. Bah, quindi casa.
Poi una limetta per le unghie è fondamentale dopo la pinzetta, ma anche no, questa va dall'altra parte. Poi questa è la penna famosissima, credo, perché la trovate sempre da Tiger, che ha fatto una brutta fine perché si è tutta quanta scambiata, si è tolto insomma il brillantinoso che c'era, brillantinoso si dice, e vabbè la utilizzo giusto per, ma si è anche arrugginita. Ragazzi, adesso sto guardando se da buttare, ragazzi, questa no. Si è arrugginita. Buttare. Ok, ciao. Poi, questo è il pennello che utilizzo per a volte fare watercolor o altro. Sì, è un pennello da unghie. A voi che vi interessa. Sto scherzando. È un pennello da unghie col quale mi trovo veramente bene. E sì. Oddio, adesso metterlo dentro qua è un casino. Aspettate che devo cercare di metterlo. Ok, fatto. E continuo a tenerlo. Anche perché qua dietro c'è lo spingiuticole, quindi a volte durante le pause, bah, si fa una spinta di cuticole. Poi questa la continuo a tenere anche perché non l'ho mai utilizzata e quindi a questo punto la utilizzerò. Sempre acquistata per il concetto del caspitiello qua per le Pop Pencil che devo sostituire il tempo che mi arrivava. Quindi continuo a utilizzarla. Poi non finisce mai. Tre penne appunto, tre penne, tre matite, portamine come si suol dire, di cui ne salvo una. Questa è ancora in tonza. Ok, questa la buttare perché la gommina è andata, la mia interna è andata e quindi chi se ne arrivederci. Questa qua la continuo a utilizzare anche se qui avanti gira a vuoto, quindi ragazzi è un macello, cioè io vado a stringere, vedete? Stringo, però dopo un po' si, che sottolineo, si apre, quindi la continuo a utilizzare fino a che anche la gomma anda a quel paese e quindi via. La metto ancora qui per consumarla. Questo è un nuovo arrivo di sempre di AliExpress della penna stilografica, ma di stilografica ha un Kaiser, se così si può dire, perché è una penna normale, non ha quel lineamento della penna stilografica, o sono io che sono ciompa perché non riesco. Però è carina, ragazzi, non è male. Infine, altro piccolissimo deco tape, il temperino e la matita e la gomma. Sì, ragazze, sono fusa, è la gomma che tengo ancora. Ah, anche un paio di orecchini, ragazze. Va bene, è vuoto. Adesso andiamo a inserire qua dentro le cose che necessitano. Quindi il righello, sicuramente tutti questi affaracci qua che sono appunto etichette e quant'altro, sicuramente come ho detto tutte queste cose qua che sono cose che continuerò a tenere. Adesso questo qua tengo. Andiamo a chiudere questo qua, penso che il terzo ve lo aprirò un'altra volta perché altrimenti verrà un video lunghissimo, quindi se vuoi sapere nel terzo cosa c'è devi iscriverti, mi raccomando. Questo qua sempre AliExpress. Ok, qui c'è la sezione appunto evidenziatori, del quale questo è da buttare perché è finito. Difatti, dal cinese qua vicino che non ha queste cose bellissime, e io ho una cartoleria fornita vicino a casa, ho preso questo qua. Che mi tocca finire, ragazze, perché no, non si può buttare sempre la roba che non. Perché sta a parlare romano? Vabbè, comunque, da buttare questo. E anche questo qua che ho sentito recensioni, sono bellissimi, buonissimi, non finiscono mai, ragazzi, dopo manco una pagina è finito, quindi che stiamo a parlare? E di fatto ho comprato questo perché io poi quando inizio un libro che poi farò vedere seguo sempre quei colori là, quindi è obbligatorio che utilizzo quei colori là. Poi abbiamo le tre ricariche della stilografica che metterò dall'altro lato così le finisco e chi se ne le metto qui. Ho rimasto, sì, in italiano, arrivederci. Sono rimasti questi tre che sinceramente questa lascio a casa perché non l'ho più utilizzata. Questi qua li continuo ad utilizzare fino a che non si scaricano, ma mi sa che qualcuno si è anche scaricato. Non lo so, mi scoccio di controllare, quindi per il prossimo decluttering. C'è ancora spazio. Perfetto. Questi due, no, ragazzi, questi due li uso per casa qua perché li finirò sicuramente, ma sono troppo cicciotti, troppo di casa. Mi sa che riesco a farlo vedere.
ma sono cattiva, tanto cattiva, e quindi un bravo mostro. Quindi, se vuoi vedere cosa c'è anche in questo astuccio qua, ti conviene iscriverti perché il prossimo video sarà su questo astuccio qua. E quindi, nel mio astuccio c'è un bel po' di spazio ancora da riempire. Ciao bellezze!